Eccoci qua, partiamo con questa ricetta. In una pentola mettete un pizzico di sensore d'immagine da 26,3 megapixel retroilluminato della Sony FX30 CinemaLine. Aggiungiamo una spolverata di processore d'immagine della Sony A7S3 Bion XR con un po' di cotela. In più aggiungiamo un filo di intelligenza artificiale applicata all'autofocus della Sony A7R5. Mescolate. Sony A6700, la nuova compatta della serie A6 che Sony non ha abbandonato, a differenza di quello che pensavano in molti, dopo aver visto l'introduzione della Sony A7C, A7C2, A7CR, eccetera, eccetera, ma ha innovato, migliorato e forse definito come la ibrida perfetta. Beh, lo scopriamo in questo video perché lo è se sei consapevole di quello che può essere un sottile o fondamentale equivoco di fondo. E in questo video ti spiego appunto qual è. Partiamo. grammi, un corpo estremamente piccolo e leggero. Sony ha migliorato finalmente, anche se di poco, il grip e l'impugnatura che per le fotocamere, almeno per quanto mi riguarda, risulta fondamentale. Non è a livello ancora delle full frame o di altre marche competitor, ma è letteralmente migliorato. Non ho una mano molto grande, però riesco più o meno a sentirla sicura, tranne per questo mignolino che resta vuoto e traballante. Però nello scatto diciamo che la presa è abbastanza concreta. Inutile dire e definire quanto sia qualitativa questa fotocamera. È un'ibrida, quindi vuole strizzare l'occhio sia alle foto che ai video. Col suo sensore da 26 megapixel, 27 milioni in realtà reali, 26 megapixel retroilluminato, è in grado di garantire una raffica con otturatore meccanico a 11 fps. E a differenza della sua gemella FX30 CinemaLine, qui c'è l'otturatore meccanico, perché invece l'FX30 può fare solo otturatore elettronico, quindi solo fotogrammi. Col problema persistente e consistente presente anche su questo prodotto del rolling shutter, ovvero la deformazione, la distorsione che si ha nell'immagine quando si scatta in otturatore elettronico. Tanti tasti personalizzabili, C1, C2, C3. Il C1 è messo in una posizione obiettivamente obbrobriosa, cioè come si fa a premere qui il tastino per richiamare la funzione non lo so. È stata anche aggiunta una ghiera nella parte frontale per permettere appunto di essere personalizzata per cambiare i tempi, gli ISO, diaframma e quant'altro, cosa che mancava nell'altra versione, nella Sony 6600, ed è stata resa il formato è tipo quello della Sony E1, la compatta full frame per vlog, che costa 2300 euro circa. È stata introdotta la nuova ghiera, quella con tre modalità customizzabili, personalizzabili, più un favoloso e fantastico, visto già anche su Sony 7.4, tasto, rotellina, ghiera di selezione per fotografie, video e slow and quick. C'è ovviamente il mirino, c'è lo schermo ribaltabile, non flippabile come quello della Sony A7R5, c'è tutto il meglio della tecnologia che vi ho detto all'inizio video, al costo di un terzo rispetto a quella che può essere per esempio una Sony A7S3 o una Sony A7R5. Infatti il prezzo ufficiale è di 1800 euro, a luglio si trova già a 1700, adesso street price più o meno siamo sulle 1590-1600 euro. Non abbiamo un joystick o un joypad nella parte posteriore, ma c'è la solita rotellina col tasto funzione, il tasto menu, il tasto play e cestino, che sono comunque personalizzabili. Il cestino come sempre è quello che si riferisce anche alla funzione C3 personalizzabile appunto. Nella parte laterale troviamo un solo slot SD, una tipo C per essere caricata, l'attacco 3.5 per il microfono, l'attacco 3.5 per le cuffie e purtroppo la micro HDMI, quindi non c'è l'HDMI piena, ma su un corpo a macchina così piccolo penso fosse davvero difficile ingegnerizzarlo o comunque non ho voluto metterla. Il motivo non lo so, o probabilmente lo so perché hanno messa su altre fasce di prodotti. La batteria è la nuova FZ100, quella presente appunto sulle full frame, quella già presente su Sony A6600, che garantisce un'ottima autonomia, 500 scatti, e per i video vedremo poi come si comporta.
Finalmente anche qui abbiamo il bel tastone rosso di registrazione, si accende anche qui in basso un LED di stato per farvi vedere appunto che sta registrando. Gamma dinamica, risoluzione, gestione degli ISO sia in foto che in video è a livelli eccellenti. E se sulla Sony ZV-E10 sono stato un po' più morbido, nel senso del ho definito comunque pelo nell'uovo eventuale difetto, qui su questa fascia prezzo devo per forza di cose addentrarmi in un particolare che mi ha fatto storcere il naso e che appunto in riferimento alla parte iniziale del video vi dicevo, se si è consapevoli di questo equivoco barra compromesso è questa veramente la macchina perfetta. In grado di scattare in RAW senza alcuna compressione o con compressione leggera, media o forte, RAW più JPEG e la raffica è di 11 fps, quindi uno scatto molto veloce anche per situazioni o per fotografi sportivi. Mi sono trovato a scattare anche fino a 4000 ISO e il rumore è assolutamente gestibile, assolutamente lavorabile anche con Lightroom, le ultime versioni con intelligenza artificiale di noise reduction, il lavoro esce veramente pulito, stampabile, tutto quello che volete. Per quanto riguarda i video, anche i video fino a 4000 ISO, rumore praticamente zero e la gestione del sensore è praticamente identica a quella della Sony FX30, con la differenza appunto che questa macchina ha un otturatore meccanico e non elettronico. Tra le caratteristiche di punta di questo prodotto c'è sicuramente l'autofocus. Ragazzi, non giriamoci attorno. Sony è stata la prima ed è la prima per quanto mi riguarda nella gestione dell'autofocus, forse se la gioca a livello con Canon ma resta secondo me la regina. Altre case sono le migliori, hanno migliori caratteristiche per quanto riguarda per esempio la stabilizzazione, che qui c'è a 5 assi ma non è così fondamentale come tutte le altre Sony, ma con l'autofocus a 759 punti, con intelligenza artificiale, riconoscimento di soggetti come umani, cani, gatti, insetti, animali in genere, aerei, treni, auto, questa qui è la regina dell'autofocus del panorama mirrorless APS-C, senza dubbio. A 6 mesi dalla sua uscita, di recensioni che vi elencano scheda tecnica, caratteristiche, fotografie semplici, ne sono centinaia di migliaia. La mia volontà in questo video e su questo canale in generale è portare un'esperienza d'uso che faccia capire un po' di pancia, no? Come mi trovo con questa macchina, come la sento in mano, quanto sia fondamentale un grip migliore per sentire proprio una prolunga della tua testa sul tuo braccio, perché ragazzi questi sono strumenti che realizzano ciò che qui in realtà vediamo. Ambito fotografico non ho veramente ma veramente nulla da dire, perché ripeto, a differenza della FX30 qui potete scattare anche con otturatore meccanico e ragazzi 11 fps in meccanico vi permettono di avere degli scatti veloci, nitidi, in autofocus continuo senza che la macchina si impalli, e soprattutto con il processore Bionz XR interno, lo stesso della Sony A7S3, la modalità di caricamento, di immagazzinamento delle foto è veramente velocissima, avete pochissimi ma veramente pochissimi istanti di blackout della fotocamera mentre sta salvando e sarete subito pronti a fare una nuova raffica. Nella mia esperienza lo scatto con questa macchina è stato veramente assurdo. In ambito video è in grado di registrare il 4K fino a 120 frame al secondo, esattamente come la Sony A7S3. Qui però c'è un piccolo crop di 1,5 che non c'è sulla Sony A7S3, anche comprensibile, anche perché se la fotocamera fosse stato effettivamente un agglomerato di tutta la tecnologia delle altre fotocamere con le stesse funzioni e lo stesso risultato finale, beh, Sony avrebbe, si sarebbe autodata la zappa sui piedi e la gente non avrebbe comprato comunque altri prodotti molto più costosi e molto più blasonati con caratteristiche molto più avanzate. Ovviamente i 120 frame al secondo e 60 frame al secondo in 4K si hanno nella modalità NTSC, mentre in PAL abbiamo 50 frame e 100 frame. Oltre a 4K a 120 frame per secondo, la macchina registra in 4K a 60 frame al secondo senza alcun crop, quindi utilizzando totalmente il sensore si può registrare in 4.20 8-bit, 4.22 10-bit, bitrate massimo 200 MB al secondo. Si fa anche un slow and quick, quindi uno slow motion in full HD a 200 frame al secondo, che è veramente qualitativo. I 759 punti di autofocus sono in modalità fotografica, mentre in video siamo a 459 punti. Vi assicuro che sia in foto che in video c'è il riconoscimento perfetto dell'occhio di insetti, di animali, umani,
E la cosa favolosa, vista anche su una 7 R5 che vi ricordo costa 4.500 euro, è che con il processore di intelligenza artificiale la macchina è in grado di riconoscere un soggetto anche se, per dire, mentre lo metto a fuoco la faccia, il soggetto si gira, per cui la macchina perde i punti di riferimento che possono essere gli occhi e il naso e non perdi il soggetto, anche se passate dietro un albero, anche se inseguite il soggetto che passa dietro una macchina. La macchina vi riaggancerà il soggetto perfettamente. Ragazzi, questa è davvero la regina dell'autofocus a un terzo del prezzo della Sony 7 R5. E nelle mie considerazioni di pancia non ci può non essere purtroppo una cosa che mi ha fatto storcere parecchio il naso. Perché se per la Sony ZV-E10 ho chiuso un occhio, comunque per la fascia prezzo veramente ridicola a cui è venduta la Sony ZV-E10, ho parlato di pelo nell'uovo, di piccoli difetti, di Ned van der Sate. Qui sulla fascia prezzo da 1800 euro si crea quell'equivoco di cui vi parlavo all'inizio. L'equivoco essenzialmente si sviluppa in due punti. Il primo è la fascia prezzo. Se guardiamo la fascia prezzo di questa macchina con le caratteristiche che contiene, è anche bassa, cioè la somma di 1800, 1700, 1600 euro a cui si trova adesso è una soglia ridicola rispetto alle caratteristiche che hanno le sue sorelle maggiori da 4000 euro. Ma in questa soglia prezzo vai a scontrarti anche con tuoi stessi prodotti, con prodotti di altre case che anche in full frame garantiscono caratteristiche migliori in certi versi e peggiori in altre. Penso, per dire, alla 7.3 che si trova a 1700 euro, alla mitica 7C che è una 7.3 compatta che si trova a 1600 euro, che non sono in grado di registrare il 4K a 60 frame per secondo, ma comunque garantiscono una ibridicità che non si può dire, capitemi, veramente eccezionale. Cioè, se la Sony 7.3 oggi tuttora è venduta tantissimo ed è uscita 8 anni fa, ci sarà un motivo. Qui parte il secondo punto dell'equivoco di fondo. È un'ibrida, è creata sia per foto che per video, strizza l'occhio a fotografi e videomaker. Ma se avete necessità, e ripeto, se avete necessità di registrare in 4K 60 frame per secondo per lunghi periodi, parlo per più di mezz'ora, 40 minuti, 45 minuti, beh, la macchina soffre di problema di overheating, di surriscaldamento. Non è l'unica, non è solo lei, lo fa anche la 7.4, lo fanno anche altre macchine con corpi così piccoli, ma va detto, e questa cosa mi ha fatto dire, porca miseria, era quasi perfetta, ma non lo è. Sia chiaro, se dal lato consumatore professionista questa cosa mi fa storcere il naso, lato produttore, ripeto, è abbastanza comprensibile. Non che se non l'abbia fatta apposta, ma se mi metti tutte le caratteristiche delle fotocamere principali e poi non mi crei neanche un piccolo problema, beh, io compro questa a 1600 euro e non la Sony A7S III da 4000 euro. Compro questa e non la Sony A7R V. Quindi, lato produttore, lo comprendo che Sony avrebbe tagliato i ponti a se stessa rendendo questa macchina praticamente perfetta. Siete videomaker e avete necessità di utilizzare la macchina per lunghe registrazioni, che ne so, per delle live o per degli eventi che prevedono appunto registrazioni di più di 30, 35, 40 minuti, anche se oggi ormai il mondo corre sempre tutto velocissimo, TikTok ha reso tutto ansioso, tutto che devi tirare l'attenzione e le clip sono veramente minime, ma se avete necessità di fare in 4K a 60 frame per lunghi periodi, beh, lei scalda, si surriscalda e si spegne, anche se impostate, come la Sony A7 IV, il surriscaldamento in maniera, diciamo, modalità alta temperatura, in cui la macchina regge di più di quello che farebbe normalmente prima di spegnersi. Anche se vi dirò che per questa problematica ho trovato una soluzione di cui parlerò probabilmente in un altro video, che vi assicuro, se avete questo prodotto, se avete una Sony A7 IV, qualsiasi altra fotocamera mirrorless che scaldi in 4K, beh, con pochi euro, ragazzi, il problema si risolve al 90%. E quindi questa macchina diventa pressoché perfetta. Pensiamo alla macchina usata in una stagione come maggio, giugno e luglio per eventi e quant'altro. Onestamente penso che più di 10 minuti 4K non riesca a farlo, 15 minuti a essere ottimista, almeno nel mio caso è successo così. Ho visto altri youtuber che hanno fatto la stessa prova, riuscendo a registrare anche per 25-30 minuti. Non so se la recensione fosse comprata da qualcuno, la mia non lo è assolutamente spontanea, schietta di pancia, come vi dico, perché l'ho acquistata. La mia, tra l'altro, è aggiornata all'ultima versione, alla 1.02, la versione del firmware, uscita praticamente qualche settimana fa. È toccato fare il Ned Flanders e trovare
questo pelo nell'uovo, che pelo nell'uovo non è, perché se me la vendi a quasi 2000 euro, io voglio avere la possibilità. Cioè, anche se non mi serve, ragazzi, è una questione proprio di concetto. Anche se non mi serve, non farò mai 40 minuti di registrazione in 4K a 60 frame. Io voglio avere la possibilità di farlo. E voi mi direte, vabbè, a sto punto comprati una macchina con dissipazione interna. Va benissimo. Ma il concetto è sempre quello: se me la vendi per entrambe le cose, io voglio poter fare entrambe le cose. Ragazzi, a 1600 euro, prezzo attuale, è un top buy assoluto. Avete le stesse identiche caratteristiche, con una cosa eccezionale: l'autofocus è spaventoso in questo piccolo corpo macchina. Piccolo, compatto, lo portate in un viaggio, lo portate in vacanza, lo usate come camera di backup, lo usate come B-cam, lo usate come camera per fare dei video a degli eventi. Tranquilli. Se le clip non sono troppo lunghe. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto e se vi è piaciuta anche la mia spiegazione e tutto il resto, mi piace, iscrivetevi, canale, tutto quello che sapete. Manco da YouTube da molto tempo, ho fatto l'esatto opposto di quello che dovrebbe fare uno YouTuber, ovvero pubblicare molto a dicembre, che è un mese dove la gente vede molto YouTube. Ma questo è, tant'è. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.